Erano i tempi che le coste del Mediterraneo venivano spesso assalite da barbareschi che vi approdavano da oltremare per rapire le donne da condurre schiave nei lontani paesi d'Oriente attraverso le mutevoli sabbie del deserto. In una terra d'Africa bruciata dal sole, tra i più intraprendenti di questi mercanti era Ali. Non si beve. Al mercato. 35 e 40. Basta. Ma che bastare? Non bastano! Credi di essere al mercato delle capre? Le donne che sceglie lì costano, ma valgono. C'è oro che basti di fronte a questi tesori, eh? No, ecco, eccole voi di qui! 100 piastre! 100 piastre! Guardate, io prendo! Guardate! Avanti! Questo è un vero fiore di magnolia, profumo delle notti. Fate presto con le offerte. La sua bocca è la più fresca rosa dell'universo. 40, 45, 50, 60. Coprila. Giù. Se non fosse cara, io offro 60. E io offro 70. Poco. 70 ho già offerto io. Allora io 80. È tua. Di fronte a lei il mondo non è che un granello di polvere. E tutto l'oro che potete nascondere nei vostri scrigni vale meno, molto meno di un pugno di latte. Signore, in nome di Allah. No! Ma tu sei lì. Guardati dalla voce che ti chiamerà. Vedo su di te una luce di tempesta. Guardati dall'amore, signore. L'amore? Vai, vai. Allora io offro 75. 80. 85. E io 90. 95. 100. 100. Avanti con le offerte, presto! Che il mio grande padrone lì, appena tornato, è già impaziente di rimettersi in mare per portarvi sempre nuovi tesori. 105, io ho detto 105. 110. 120. 130. 140. 140. 150. 170. 180. 190. 200. Questo è il più ardente della fiamma e più dolce del miele. Non bastano! Esiste più facile che te la sua età che è un felice colui che sarà condurrato a te. Bastano 800? Non bastano. Quanto meglio si spegne la sete, quanto è più fresca la fonte. A
anche la gioventù può essere vinta dall'oro. È tua. È mia. Benedetta la tua notte. È tutta la vita che risparmio per comprarmi una donna. Con tante donne che ci sono al mondo. Andiamo, cara, andiamo, andiamo. No, bastano. A questo prezzo ti posso dare quella. Non è più tanto giovane, ma per la tua tasca va anche troppo bene. La vuoi? Con questa avrai giorni e notti tranquilli. E risparmi gli eunuchi. Ho capito, vuoi l'altra. È tua. Figliuolo mio, quando conti di partire? Dopo la nuova luna. Resterai molto tempo lontano. Ci spingeremo fino a queste isole, dove abbiamo avuto sempre fortuna. Buona vendita, padrone, buona vendita. Le hai vendute tutte? Mi è rimasto solo un vecchio straccio. Vieni avanti tu. Dovevi venderla a qualunque prezzo. Mi hanno offerto 2 piastre. Anche per 1 piastra. Costa di più a mantenerla. 1 piastra? Eccola. Eccola. Fatemi tornare alla mia isola. Tienila. E va sicura. Te non ti ripiglieremo più. È con quest'animo che ti prepari alla tua impresa rischiosa. Rischiosa? Qualche colpo di sorpresa. Non speravo più di tornare qui dentro. Ma il mio padrone ha fatto quello che un arabo non avrebbe fatto mai. Laggiù gli uomini sono diavoli scatenati e ci contano meno dei loro cavalli. Io ero abituata ad essere considerata assai diversamente qui nel paese. Se tu mi avessi conosciuta, avevo tutti gli uomini intorno. Fiamma, mi ascolti? Di certo. E perché no? Dopotutto non sono peggio di tutti gli altri che ti girano intorno. Né te né gli altri. Oh, che superbia. Sì, non ti sembra l'ora di scegliere qualcuno fra noi, eh? Mi piace, Fiamma. Lasciami in pace. Thank you.
Adesso vedremo che dirà il calafato. Va via! Andrea! Che volete? Non cerchiamo te, cerchiamo il calafato. Guarda, calafato, come l'ha ridotto quella lì. Però non scherzo da niente. Che è successo? Mi ha dato fastidio. E io mi sono difesa. Ma che fastidio, se non ha nemmeno toccata. E allora perché lui mi seguiva? Gliel'avevo detto io di fermarsi. E a voi chi ha insegnato a mancare di rispetto alle donne? Così fa la gioventù di oggi. Tu, come al solito, hai esagerato. Avete torto tutti e due. Sono cose che non devono succedere. Su, andiamo, fate la pace e non se ne parli più. Che aspettate? Volete dunque la discordia? Ma non capite che se un giorno o l'altro tornano gli algerini e noi non siamo uniti, ci scannano e ci portano via le nostre donne? È questo che volete? Su. Via, via. Preparatevi a partire per la pesca. Io ti difenderei a costo della vita. Hai visto che so difendermi da sola? Sempre per causa tua. Mia? Io non ne ho colpa. Non ne hai colpa, eh? Ma se ti fossi decisa a prendere marito, nessuno ti offenderebbe ora. E cosa aspetti, un principe? Hai rifiutato il genovese, Giovanni Moro e Michele che ti colmava di doni. Perché? Perché voglio star sola. E quando non ci sarò più, che farai sola al mondo? Non pensare a questo. Sono vecchio, la mia ora potrebbe essere vicina. Che sarà di te? Non ti rattristare. Un giorno o l'altro vedrai, verrà anche per me il dono che mi piacerà. Bello. Ti piace? Tanto. L'hai fatto tu? Sì. Francesca. Di? Tu mi vuoi bene, vero? Oh, Andrea. E allora devi aiutarmi. Sì. Vuoi portare questo a fiamma da parte mia? A fiamma? Sì. Se glielo do io, è così strana che è capace di rifiutarlo. Tu sai com'è e mi farebbe troppo male. Vuoi? Glielo porterò. Che cos'è? Te lo manda Andrea. Andrea? E perché? Forse spera che sia questo il dono che accetterai. È pazzo. Ancora non ha capito? Allora non lo vuoi? Ma no, né lui né il suo dono. Non te ne importa proprio niente? No, proprio no. Qualche altro gli volesse bene, le augurerei buona fortuna. Tante volte mi piacerebbe sapere che pensi e come sei. Qualche volta me lo domando anch'io. Buonanotte. Buonanotte. Fiamma, che c'è? Mi hai sempre detto che ti piaceva tanto. Te la regalo. Thank you.
Francesca. Quante stelle. Di pericolo! Torniamo! Torniamo presto! Thank you.
Fare alla giustizia. Hanno invaso le case, hanno portato via le donne. A qualcuna di noi non rimarrà che la vergogna. Quello è il capo, il più spietato di tutti, il più feroce. E proprio tu, ora, puoi impedirci la vendetta. Tu, proprio tu, che qui nell'isola sei l'uomo più giusto. Non tocca a noi, tocca a loro. Consegnatela a noi, via! Vuoi bere? Hai pianto? Perché? Hanno ferito il tuo uomo? Non ho nessuno. Sarebbe stata meglio. Perché? Cosa ti è successo di peggio? Nulla. Sulla bocca hai una piega strana. Indovino quello che ti è accaduto. Non lo dirò a nessuno. Basta! Menti! Non è vero! Quello è l'uomo che ti dominerà. No! L'ammazzerò! Figliuola mia, e chi ti ha impedito di ucciderlo?
La giustizia. E allora è tardi. Fra poco sarai costretta a fare di tutto per salvarlo. Taci! Va via! Se avrai bisogno di me, mi troverai sempre. Ti va? È anche troppo buona per te. È vero che sei di queste parti? Qui nell'isola c'è qualcuno che dice che sei nato su queste coste. Possibile che non ti ricordi niente di quando eri piccolo? Oh, e dico a te. Beh, è cascata la lingua? Chi era quella che voleva a tutti i costi la mia morte? Yamma, eh? Festa ti andrebbe. Bravo, provati a mettere le mani addosso a quella lì. Gli piace Fiamma. Vedrai che Francesca finirà col maritarsi prima di te. E pensare che tuo padre vorrebbe tanto vederti sistemata. Ma proprio non ci vuoi pensare a maritarti. Smettila! Eppure non avresti che da scegliere. Sei la più bella e la più fiera di tutta l'isola. Che hai? Nulla. Sta per piovere. Io scappo a casa. Riprenderò domani. Ma che hai? Ti senti male? Vuoi che rimanga? Vuoi che chiami? No, non ho niente. Vai, vai. Buonanotte. Niente, sta tranquilla, cara. Su, alzati. Ti senti meglio? Eh? Sì, meglio. Su, su, vieni, cara. Alzati. Vieni, vieni. Che cosa hai avuto? Non lo so. È venuta la Mary a lavorare. Abbiamo discorso un po'. E quando sono rimasta sola, ho sentito malessere improvviso. E ho visto girare ogni cosa intorno. E non rammento più nulla.
Ti sei stancata oggi? No, sono rimasta a badare alla casa. Poi mi sono riposata accanto al fuoco, stavo bene. Apri bene gli occhi e guardami fissa. Non c'è dubbio, è quello che temevo. Che cosa? Spiegati. Tu hai già capito. No, no, non è vero. Dimmi che non è vero. È proprio così. Non ti disperare. E dove vado ora a nascondermi? Come faccio a comparire davanti a mio padre? E Fiamma? Non c'è. Ma dove sta tutto il giorno? Ma in giro, nella macchia, sugli scogli. E quando è in casa, se ne sta sola. Io non so che cosa abbia quella figliuola. Ve lo dico io che cos'è. Non ci perdona d'aver lasciato vivo l'Algerino. Tu credi? Sicuro che è così. Non vi ricordate con quanta foca chiedeva la sua morte? Quando parlava delle donne rapite e oltraggiate? Noi non abbiamo agito da uomini. Avremmo dovuto farci giustizia da soli, con qualsiasi mezzo. Nel paese sono tutti indignati per questo. Ma giustizia sarà fatta. La giustizia si è scordata di lui. E dal continente si aspetta ormai da mesi che lo vengano a prendere per il giudizio. Che vuoi fare, Andrea? Niente. Andrea! Andrea! Fiamma. Che vuoi, Andrea? Neanche oggi ti sei fatta vedere. Ma io lo so perché ci sfuggi. Non siamo stati uomini noi. Non dovevamo lasciarci scappare di mano quel rinnegato assassino. Colpa nostra, lo so. Colpa di tutti, qui nell'isola. Ma siamo ancora in tempo, vedrai. Che vuoi fare? Dammi da bere. Sempre della stessa idea che dobbiamo farci giustizia da noi? Sì, sempre. E allora senti, questa sera. E cosa fa? Già. Cosa volete che faccia quello lì? O dorme o conti i travi del soffitto. E durerà un pezzo a fare questo lavoro? Ormai agli sgoccioli. Appena sarà tornato dal continente il comandante della fortezza, lo spediremo con tutte le regole perché lo caccino nelle galere. Ancora un sorso. È di quello vecchio, sai? Di quello delle vigne della casetta. Averne di questo! Stai tranquillo. Come ti ho già promesso, ne avrai. E allora, arrivederci e grazie. Avete visto come gli piace il vino? Domani gliene porti un barile. Per il resto, tu sai quello che devi fare. Ci costa caro quel cane di Algerino. Un barile. Ecco. Per te in fondo, le donne, vedi, vedi, e sono tutte uguali. Non domandano di me.
È questione di trovare il momento opportuno. Il momento... Io non mi ricordo più di niente, amico mio. Ma tu non bevi? Bevo, bevo. No. Così va bene. Fiamma! Sei venuta per uccidermi? Puoi farlo ancora, ma subito, perché se mi dai il tempo di guardarti... Avanti! Che aspetti? Perché esiti? È vero che ti chiami Fiamma? Fiamma. Non mi era mai successo che solamente un nome mi facesse dimenticare la vita e la morte. Ti amo. Sì, ti amo. Lasciami dire questa parola che io non avevo mai detto, che non credevo si potesse dire per davvero. Ti ho fatto tanto male. Vieni, andiamo. Forse è già tardi. Questa notte, finalmente, si chiudono tutti i conti con l'Algerino. È qui? È qui. Vorrei sapere un po' che gli dirà Fiamma per persuaderlo. È stata una buona idea quella di mandargli la donna. Vedrai che Fiamma ce lo porta e lui a bocca sicuramente. E così senza tanto chiasso ce lo leviamo di torno. Eccoli, sono loro. Ti aspettano. Fuggi. Io devo fermarli, altrimenti siamo perduti tutti e due. Tu va, va. Tornerò. Addio. Vido! 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 Vido!
tempo passò. Di Alì nessuno seppe più nulla. Ma per la colpa di Fiamma, la sventura s'era abbattuta sulla casa del Calafato. E nella sventura Andrea e Francesca s'erano illusi di affrontare meglio il destino unendosi in matrimonio. Nessuno, era il vento. Non è vero, è il solito insulto. E sarà anche peggio, ora che quel bastardo deve nascere. Tutti ci stanno con gli occhi addosso. Aspettano di vedere che cosa sarete capaci di fare voi. E non vi basta. L'ho cacciata di casa. Me la sono strappata dal cuore. Che cosa dovrei fare ancora? Mandar via il bastardo che sta per venire al mondo. Siete peggio dei lupi, voi altri. Quella sciagurata si è ridotta a vivere come una capra selvatica. Sola, abbandonata, in una capanna che non la ripara nemmeno dall'acqua. E ora ve la volete prendere anche con quel disgraziato che deve nascere. Ma che cuore avete voi? Non vorrete che cresca in mezzo ai nostri figli? Che gli altri siano senza pietà con Fiamma, si può capire. Ma che proprio tu, cresciuto quasi con lei, sia arrivato a odiarla in questo modo. No, non la odia lui. È sempre stato innamorato di Fiamma. E lo è ancora. Francesca, ma che vai contando? La verità, la verità. È pazza, non sa quello che dice. Lo so, altro se lo so. Mi ha sposata per dispetto. Io gli ho voluto sempre bene. E lui mi tratta così. Basta! So di noi c'è la maledizione di Dio. Non ci si vede più, è notte ormai. Con questo, anche se nasce al freddo, crescerà al caldo. È disgraziato anche lui, nessuno ne avrà pietà. Fossi morta quella sera che sono caduta davanti al focolare. Ma se fai così ti lascerà partito, povera creatura. Che vuoi? Ho sentito un lamento. Pareva una civetta. Sono venuto a vedere se... se vi serve niente. Che te ne vada via subito! Hai visto? È la terza volta in una settimana che quello lì ci compare sulla porta di casa. Lupi. Sono dei lupi. Aveva anche dell'ardire, aveva. Preparava la cuccia per il suo bastardo e la vecchia gliela imbottiva. Con noi faceva tanto la schizzinosa e poi ci ha tradito tutti quanti per un bandito. E l'ha aiutato a scappare. Quella svergognata. Gli fa sempre male la ferita a questo qui. Gioca fagotto. A lui, per niente, gli ha stregiato la faccia. Ma l'Algerino il segno l'ha lasciato a lei, porco Giuda. E anche se cerca di nasconderlo, lo si vede lo stesso. E ogni giorno di più. Chissà che razza di brigante verrà fuori. Ma farà la fine di suo padre. In fondo al mare. Anche queste valgono quelle che portava Alì. Su! No, no! In piedi! Lasciatemelo! Su! Lasciatemelo!
guardate, avorio. Vi piace? È una bocca perfetta. Non me lo portate via! Lasciatemelo, vigliacco! Canaglia! Assassino! Mamma! Ciro! Ali! Sei libera. Che Allah sia ringraziato, figliolo. Ero certo che ti avrebbe restituito la tua terra. La mia terra? Qual è veramente la mia terra? È la prima volta che mi fai questa domanda. E in un modo così strano. In passato non ebbi mai desiderio di sapere di più. Ma ora è venuto il momento che tu mi dica tutto. In questi lunghi mesi ho molto sofferto e molto amato. Sono stato vicino alla morte. Molto amato. Tu? Sì. Una donna che non avrei mai immaginato. Ne ho conosciuto anche l'odio più feroce. La parola che più mi ha colpito e che mi è rimasta all'orecchio è rinnegato. Dimmi, ho forse portato la distruzione e la morte fra la mia gente? Ahmed, è vero che io sono dei loro. Perché non mi rispondi? Ma tu non hai alcuna memoria della tua fanciullezza? No. Ho solo delle vaghe ombre, come in un sogno confuso. Infatti quel tempo è molto lontano e io non credevo che sarebbe risorto. Tu avevi appena 3 anni. Noi ti portammo via e da allora ti abbiamo cresciuto come uno dei nostri. Ma ora l'Occidente ti ha risvegliato l'ansia di sapere. Sì. Voglio sapere tutto, anche a costo di soffrire di più. Su, dimmi ancora. Segui pure il tuo destino. Forse troverai la felicità anche nel dolore, poiché porti nel tuo sangue l'eredità d'Occidente. La nave con la quale fosti rapito tornava proprio da quelle coste. Quello che io ho fatto poi fu per la tenerezza che io sentii sempre per te, mio Ali. Per te che ignoravi il tuo essere. Ma ora ti ho perduto. Il fanciullo che hai allevato con tante cure è scomparso. Ma la mia gratitudine, Ahmed, non cadrà per questo. Non ne dubitavo, Ali. Allah, Ekber, Allah, Ekber. La ilaha illallah. Lo so che io sono in peccato mortale. Ma questa creatura... è battezzato. Come potevo, padre?
lo battezziamo. Va a dire a Francesca che venga qui subito perché ho bisogno di lei. Francesca! Lascia fare a me. Vieni. Insulta anche la Chiesa, quella svergognata. Oh, brava, vieni qui. E vieni qui anche tu. Sapete che cos'è questo libro? È il Vangelo. Posate le mani qui sopra. Presto, fate quel che vi dico. Così. E giurate il segreto. Lo giuro. Ma che c'è? Bisogna tenere a battesimo il figliuolo di Fiamma. Non puoi farlo che tu. Andrea non me lo perdonerà mai. Vieni. Vieni avanti. Così va bene. Andiamo. Ti impongo il nome di... Francesco. Francesco, io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Quella Francesca ha avuto il coraggio di farsi vedere in paese col bambino. Che scandalo. Oh, donne, quella scomunicata l'ha portato in chiesa. In chiesa? Sì, sì. E Don Liborio non l'ha cacciata via. Cacciata via? Altro che cacciata via. Gli ha dato anche il battesimo. Don Liborio gli ha dato. Liberano il Domine. E adesso San Massimiliano ci punirà. Ci manderanno a morire. E indovinate un po' chi ha fatto da comare. Quella santocchia di Francesca. Tutto uguale in quella casa. Già, così si rifà tutta una famiglia. E noi ce lo dovremmo vedere crescere fra i nostri figli, quel rifiuto. Il figlio di quell'assassino. A me ha fatto ammazzare il marito. E a me ha bruciato la casa. La deve pagare. E la pagherà. Ci pensiamo noi. Qui c'è uno solo che ci deve pensare. Il Calafato. Andiamo. Tutti in paese si scagliano contro di lui. Hanno giurato che la razza dei corsari deve essere spenta. C'è lo sfregiato e il fratello che aizzano. C'è Andrea che va dicendo che hai compromesso a Francesca col battesimo. Che vogliono da me? Non lo vogliono nell'isola. Perché sono sola e credono di portarmi via la mia creatura? Mai, mai! Se qualcuno mi si avvicina, gli salto alla gola! Fiamma! No, non piangere, non piangere. La tua mamma non ti lascia, sai, non ti lascia.
Bada che non ti perdoneranno. Tu sai che nell'isola c'è la legge della vendetta. Vendetta? Contro chi? Contro questo innocente? Ma non capisci, disgraziata, che è il figlio del nostro più feroce nemico, che tu sola hai fatto fuggire, e che in questo modo tu stessa sei diventata la nemica di tutto il paese. Ammazzino me, ma questa creatura devono lasciarla stare. Voi non potete permettere questa infamia e anche sangue vostro. Sono venuto per avvertirti. Domani a levar del sole la barca di Baldino salperà per Orbetello. Che Dio ti aiuti e ti perdoni. Così sia, padre. Questa volta non ce la fanno. O il calafato ha concluso qualche cosa, o il bastardo glielo portiamo via noi. Il bastardo staccato dalla madre non può campare. Tanto vale disfarcene subito. Oh, non ce ne importa proprio niente. Basta che lo portiate fuori dall'isola. Il calafato non ha concluso niente. E va bene. Ragazzi, tocca a noi. E allora, fuoco alla capanna. No. No. Ah, già. Tutti di una famiglia, eh? Ce l'avete con me, voi altri. È venuto il momento di parlarci chiaro. È un anno che mastico veleno. E avanti. Conta su. Io vi dico quanto è vero Dio che sono stato giocato come voi, tale quale. E quel bastardo, se per voi è un insulto, per me è anche una vergogna. Già, tu sei di casa. Aspettatemi questa sera all'osteria della Gatta Cieca. E vedrete che cosa sono capace di fare io. Andrea, dove vai? Che vuoi sapere tu? Tu che hai tenuto mano a tua sorella. Tutto il paese è contro di me. Che hai in mente di fare? Ma lasciami, lasciami. Non andare, Andrea. Ho paura, ho paura. Tornate subito a bordo e buon viaggio. Buona fortuna, padrone. Via. Chi è? Voi. Entrate. E io vi dico, gente, quanto è vero che io sono qui, che questa è la volta buona. Vedrete. Guarda, gatta cieca, che questa sera vogliamo stare allegri. Levatevi dai piedi e lasciatemi servire. Andrea verrà qui a portare il fagotto. Siamo intesi, eh? State tranquilli. Ma ci sarà andato davvero, Andrea? L'ho visto tanto bene. A quest'ora sarà almeno a mezza costa.
come una lupa ti sei ridotta a vivere. Che vuoi? Anche tu contro di me? Non può restare tra noi. Bisogna portarlo via dall'isola. La mia creatura! Mai! Finché sarò viva io, non l'avrete! No, non l'avrete! Mai! Mai! Andrea, proprio tu vuoi distruggere quel poco che resta della mia vita. E tu della mia? Che ne hai fatto? Io che ti adoravo come una santa. Certe volte ancora mi mordo le mani per non gridare il tuo nome. Ma adesso che tu sei qui, sola, nelle mie mani, io potrei, vedi, io potrei... Andrea! Questo piccolo padrone, tra 2 anni me lo carico in sella con me. Bisogna scappare, Andrea tornerà con la sua gente. Presto, aiutami, bisogna lasciare l'isola e raggiungere la Maremma prima che quelli ci arrivino addosso. Su. Eppure è qui che è nato il nostro bambino. D'ora in poi starà meglio. Qui abbiamo tanto da non chiedere niente a nessuno. E Andrea? Tardi, eh? Sta a vedere che si lascia imbrogliare un'altra volta. Verrà, verrà, non ci pensare. Ehi, gatta cieca. Metti in tavola. Dico, amici, non vi sembra l'ora di mangiare? Fate in là. Andiamo, su, fai e presto. E finiscila, stupido, sempre con quelle manacce addosso. Non vedi che mi fai versare il sugo? Muso di capra. Beh, che cos'hai? Non mangi? Non so, mi sento tutto sotto sopra. Mi pare come la notte che vennero gli algerini di Ali. Non nominare quel maledetto. Questa sera da essere allegria. Oh, allegria! Oh, Andrea, sei rimasto alla tagliola? Beh, che ti è successo? È tornato Ali. Scherzi! Non è uno scherzo. È tornato Ali! È tornato Ali! Sì, è tornato. Corriamo tutti, porco Giuda! Non c'è bisogno di tanti. Tu. E tu. Andate subito ad armarvi. Ci ritroviamo al mulino. Sì. Io a casa non ci sto. Fuoco alla capanna! Fuoco alla capanna!
Nessuno. È la Maremma? Sì, la Maremma. Di là da quelle nebbie ricostruiremo la nostra vita. Ancora portare le gregge a svernare, chi non ha gambe provviste nel sacco, da ottobre in poi ci muore sudando e tremando. Questo è proprio il posto che fa per noi. State certi che qui non vi trova nessuno. Anche voi avete passato il vostro guaio, eh?
Potete restare. Senti, Margherita. Oh! Cresce la famiglia, vengano a star con noi. Perniciosa. Fuggite, vi tocca fuggire! Stamane al paese ho sentito il banditore che reggeva l'ordine di consegnare il corsara lì, sul quale pesa la taglia di 300 monete. Diceva che è accusato di avere portato via una donna e un bambino. Una taglia? Eh già, per poche luride monete sulle quali ogni uomo maremmano sputa, vi tocca scappare. Ma come facciamo? Lassù al convento troverete un asilo e tutte le cure. Dio. Su, presto, presto, andate. Vuole consacrare la vostra unione. Ergo con iungo vos in matrimonio in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Chi cercate? Un assassino, un rinnegato, con la sua donna e il suo bastardo. C'è la taglia, c'è la taglia! 300 monete! Bisogna fare giustizia! Che ne sapete voi della giustizia? Lasciatela a colui che giudica, e non è giudicato. Quello che cercate è là. Guardatelo, la morte nel viso. Pregate per la sua pace. Ora siamo uniti per sempre. Tu guarirai. Andremo lontano, dove nessuno ci conoscerà. Vivremo felici. Mi senti?